Il benemerito comitato organizzatore delle feste patronali si convinse finalmente della necessità di restaurare le statue dei santi, a partire da quelle lignee dipinte, dando naturalmente la precedenza al Santissimo Salvatore. Il restauratore lavorò accanitamente e bene per poter consegnare la statua in tempo per i festeggiamenti di agosto, e la popolazione si portò compatta all'ingresso del paese, assiepandosi ai lati della strada per attendere il santo e stimare il lavoro eseguito. Come facilmente immaginabile, grande era l'attesa. Si pregiavano le perplessità di quanti erano stati contrari persino a spostare il santo dalla chiesa, rievocando vecchie storie di tentative dei fedeli dei paesi vicini di appropriarsene e sostenendo che meglio di come già era la statua non poteva diventare. Ma i più erano fiduciosi e il comitato, soddisfatto e sicuro di ricevere un plauso corale, in parte guidava il corteo d'auto che accompagnava il camion che lento trasportava la statua. In parte presiedeva impettito le prime file dei cittadini in attesa, lanciando di tanto in tanto minuziose direttive e richieste alla banda musicale cittadina. Quando dall'ultima curva lontana spuntò il camion, s'alzò un brusio di preghiere accorate e di esclamazioni ammirate. Ma non mancarono rapide domande tra le comari per i colori cambiati, meno brillanti, e per il pallore, per la verità dolcissimo del viso del Salvatore, che ad alcuni parve meno solenne, senza le rose e lucide guance di prima del restauro. Nel corso del corteo presero corpo a poco idee più equilibrate. Si sostenne che il santo non aveva perso solennità e bellezza, si argomentò che era certamente valso la pena di preservare un'opera che, seppur artigianale, era ancora più pregevole ora che era venuta alla luce l'incisione 1779 sul basamento ligneo della statua. I festeggiamenti dei giorni seguenti ebbero più successo del solito. Alla febbrile comprensione e commozione di sempre si aggiunsero la curiosità e le dispute sul restauro. Tutto proseguì felicemente fino alla comparsa sul muro esterno della chiesa di un manifesto stilato a mano e firmato by Lupus, che sulla falsariga della canzone Bocca di Rose di De André irrideva alla cerimonia dell'arrivo del santo, con tutto il paese mobilitato, che per un malaugurato caso si era svolta giusto sopra la discarica abusiva dei rifiuti. Il volantino provocò un'indignazione indescrivibile. Le discussioni si fecero accese e paonazzi i volti dei fans del comitato di feste. Si gridò al sacrilegio e al disfattismo. Nella spensierata e soddisfatta partecipazione alla festa e nell'identificazione positiva del paese si avvertì per la prima volta il fetore di un problema reale. La grandissima buffata della festa di carne di capra e pasta fatta in casa, annegata nel vino, dovette coprire insieme alla commozione un fastidioso senso di disagio. Oltretutto, l'autore di By Lupus resta tuttora segreto, l'unico vero segreto del paese.